Ok, benvenuti, veloce video per vedere come salvare una scena con tutte le sue dipendenze. Allora, questo è un progetto che mi è stato inviato da un'amica che occupa 400 mega complessivamente, ma tutta la parte relativa proprio al progetto è quindi riassunta da questa scena, che in questo caso si chiama First Scene. In realtà un po' di meno, quindi l'idea è quella di riuscire ad andare nella scena, nel progetto, quindi apriamo First Scene e qui abbiamo la possibilità di fare tasto destro e fare Select Dependencies. Ora Select Dependencies seleziona tutte le entità che sono riferite da quella scena. A questo punto basta fare Assets e si fa Export Package, e poi qua è un pochino controintuitivo, bisogna togliere Include Dependencies, e in questo modo lui, facendo questo trucco magico, seleziona soltanto tutto ciò che io ho selezionato e tutte le dipendenze. In questo caso c'è anche qualcosina di più, ma ho visto che sono poca, poca roba. Sostanzialmente qui le cose che prima non prendeva erano queste, che prendeva da Udon Sharp, da VR Chat Examples e da questo Sample Asset Set, quindi c'erano alcuni materiali, e quindi noi facendo export, a questo punto qui facciamo il nostro export scena, appunto Unity Package, e in questo modo vengono elaborati tutti gli elementi che servono e viene generato uno Unity Package corrispondente, e questo Unity Package, invece di essere 400 MB, vedremo fra poco che è soltanto 140 MB, che non è poco comunque, ma è sicuramente più semplice che non inviare tutto il progetto. Ok, vedete che abbiamo fatto export scena e sono 161 MB contro i 430 MB del progetto originale.